Direi che sulla questione di Johnson & Johnson insomma, è un film un po' già visto, anche AstraZeneca ha avuto questo percorso, però io vorrei ribadire che i vaccini sono sicuri, non dobbiamo farci allarmare da queste procedure. Nella sostanza, i casi di Johnson & Johnson sono numericamente inferiori rispetto a quelli di AstraZeneca, però, il fatto che ci sia questa sospensione non significa che il vaccino non è sicuro, significa che c'è una grande trasparenza sui dati e una grande attenzione, una grande sorveglianza. Però oggi l'unico pericolo è non fare i vaccini. Perché se noi vogliamo uscire da questa situazione, di disagio, di restrizioni, abbiamo bisogno di raggiungere l'immunità di gregge e quindi per fare questo le vaccinazioni sono importanti. Nel pomeriggio, come lei ha detto, ci sarà un incontro dei ministeri europei, della salute, ma io sono convinta che che Johnson & Johnson come AstraZeneca saranno riconosciuti, è già capitato appunto per AstraZeneca, come un vaccino assolutamente sicuro. Quindi dobbiamo andare avanti con convinzione, dobbiamo avere fiducia nella scienza e dobbiamo correre perché per raggiungere l'immunità di gregge abbiamo bisogno di vaccinare il più possibile. Devo dire che dall'11 al 22 di aprile sono previste consegne per 4 milioni e 200 mila dosi di tutti e quattro i tipi di vaccini. Sì. Dal 22 a fine mese altri 4 milioni, quindi il nostro compito insieme a tutte le regioni italiane è quello di vaccinare il più possibile, di avere fiducia nella scienza e di andare avanti, perché come è capitato per AstraZeneca, anche per Johnson & Johnson si rileverà ancora una volta che è un vaccino da utilizzare e assolutamente sicuro. E vogliamo tutti sperare che poi troveremo la quadra, anche se magari adesso dobbiamo capire meglio. Veniamo un momento alle riaperture strettamente legate al tema di cui stiamo parlando, le vaccinazioni. Il governo, con lei, col presidente Draghi, l'avete sempre detto molto chiaramente, si riapre dove si riuscirà a vaccinare di più. Questo è un punto fondamentale. Lei siede in un ministero decisivo, no? In questa fase che stiamo vivendo, i rapporti con le regioni. Ci sono state tante polemiche in quest'anno, lei ancora non c'era, ma chiaramente seguiva quello che accadeva. Non so, sottolineare a volte un certo egoismo delle regioni che poi sembra ritornare anche adesso nell'attualità. Pensiamo al caso De Luca. Vorrei sapere che cosa ne pensa, no, di un governatore che dice: no, io qua faccio come dico io nel caso della Campania, quindi fatte i sessantenni, poi sotto decido io chi vaccinare. Penso anche al caso delle isole Covid-free, il turismo, un settore così importante che adesso ci sembra quasi mettere una contro l'altra, regioni del nord, regioni del sud. Una sua riflessione anche Ma proprio su guardi, quello che definivo un po' a volte l'egoismo delle regioni. noi siamo un governo di unità nazionali e siamo nati, come governo per, rispondere all'emergenza e per farlo dando certezze agli italiani. La scelta che il governo ha fatto è una e una sola, quella di definire delle priorità di vaccinazioni, di dare delle regole certe che devono essere seguite da tutti. Quindi su questo noi saremo inflessibili perché c'è bisogno di unità, ma c'è bisogno anche di chiarezza. E la chiarezza si ha nei fatti e si garantisce ai cittadini laddove si seguono e si rispettano le regole. Noi abbiamo detto che dobbiamo mettere in sicurezza i più fragili, quindi gli over 80, le persone che hanno delle patologie, i disabili gravi, gli operatori sanitari per il lavoro che svolgono, quindi per tutelare la loro salute, ma anche quella dei pazienti, la scuola e poi si procede per fasce di età. Queste regole devono essere rispettate da tutti e devo dire che sta già accadendo perché la stragrande maggioranza delle regioni, sta lavorando alacremente e in maniera sinergica con la struttura commissariale, con il generale Figliuolo e con il capo dipartimento della protezione civile, il dottor Curcio, e devo dire che tutti insieme si stanno cominciando a produrre dei risultati. Vede, più del 70% degli over 80 ha ricevuto la prima dose e più del Certo. 50% è già stato vaccinato.
Gli operatori sanitari sono stati ormai in gran parte anche loro vaccinati. Si sta correndo per provare a mettere in sicurezza la salute delle persone che, contraendo il Covid, potrebbero andare incontro a conseguenze molto gravi. Dopodiché, Certo. il compito è quello di vaccinare per fasce di età con una logica puntiforme. Noi abbiamo già con il ministro Orlando sottoscritto degli accordi, dei protocolli d'intesa con le categorie, perché appena avremo la disponibilità dei vaccini dobbiamo vaccinare anche nelle aziende, nei luoghi di lavoro. Quindi dobbiamo avere un atteggiamento sereno e fiducioso nei confronti della scienza e un atteggiamento costruttivo, lasciando fuori dal campo le polemiche, perché le polemiche non ci fanno fare un passo avanti. Credo Io, se sia. le posso dire, un'impressione, una sensazione che ho all'interno della conferenza Stato-Regioni, dove ricordo siedono i governatori, ma anche il rappresentante dell'ANCI, Certo, Antonio chiaro. De Caro, e il rappresentante quindi dei comuni, ma anche Maurizio De Pascale come rappresentante dell'Unione Province Italiane. A me pare che gli amministratori abbiano un atteggiamento molto pragmatico. Si cerca di darsi tutti una mano, di correre. Sappiamo che abbiamo davanti il piano vaccinale più difficile, più importante che la storia ricordi, e quindi non è un compito semplice, ma i vaccini cominciano ad arrivare, la logistica sta funzionando, siamo già passati da 180.000 vaccinazioni al giorno a 300.000 vaccinazioni, quindi vogliamo correre per arrivare alle 500.000 vaccinazioni che alla fine di aprile, ai primi di maggio, grazie all'arrivo di nuove forniture, saremo in grado di realizzare. Quindi dobbiamo andare avanti con l'agenda che ci siamo Sicuro. dati, convinti che le riaperture saranno fortemente condizionate dall'andamento dei contagi, che stanno comunque diminuendo, ma anche dall'andamento delle vaccinazioni, cioè dalla messa in sicurezza della salute delle persone più a rischio. E questo è quello che credo tutti gli italiani vogliano, no? La chiarezza, la certezza, non ascoltare polemiche. Sulle riaperture, lei stessa ha detto maggio sarà il mese delle Sì. riaperture, il Premier ha detto fra una quindicina di giorni, insomma poi intorno al 20 cercherete di fare il punto. Quando si dice, si chiede da più parti, almeno riapriamo nelle zone dove la situazione è migliore, però tutti abbiamo in mente il caso della Sardegna, no? Quella Sardegna Certo. bianca che poi ha riaperto e abbiamo visto com'è finita. Cosa intendete? Cosa significa per capire bene dire riapriamo laddove è possibile? Vuol dire riaprire in sicurezza, cioè riaprire senza poi essere costretti a chiudere ancora una volta. Quindi è chiaro che tutti abbiamo una gran voglia di lasciarci alle spalle questo brutto periodo e tutte le restrizioni che abbiamo dovuto subire, ma non possiamo deragliare all'ultimo miglio. Quindi il presidente Draghi è il primo a voler riaprire. Ogni volta che noi ci riuniamo in Consiglio dei Ministri, il presidente Draghi, per la sensibilità che ha e per la competenza, mi permetta di dire, che ha in materia economica, è il primo a dire riapriamo. Ma è chiaro che dobbiamo riaprire non per recuperare qualche voto in più, ma dobbiamo riaprire per consentendo al paese di non essere più costretto a chiudere ancora una volta, a È chiaro. tornare indietro. Quindi noi lo vogliamo fare nel più breve tempo possibile, e così come aprile non è trascorso invano, perché abbiamo riaperto le scuole, abbiamo fatto ripartire i concorsi, maggio sarà il mese della riapertura di tutte le attività economiche. Devo dire che il governo è al lavoro anche in queste settimane, non solo perché i ministeri stanno predisponendo i protocolli per riaprire anche gli eventi, anche le fiere, anche il turismo, ma al tempo stesso occorre una valutazione dei contagi e nel frattempo anche una grande attenzione ai ristori. Su questo noi siamo consapevoli che il ristoro più importante è la riapertura, ma nel frattempo, già questa settimana, il governo varerà un poderoso scostamento di bilancio per andare incontro alle attività economiche. E Certo. quindi occorre avere fiducia, occorre pensare che il periodo più nero è alle nostre spalle. Adesso non dobbiamo farci prendere né da un eccesso di fretta facendo le cose in modo sbagliato, né tantomeno dobbiamo cedere al pessimismo. I vaccini ci sono, abbiamo già inoculato 11 milioni di dosi.
Stiamo lavorando per correre in maniera ancora più veloce, stiamo programmando le riaperture, andiamo verso una stagione che comunque abbiamo visto anche l'anno scorso dove il virus ci dà un Ci po' di dovrebbe tregua, aiutare, quindi credo che certo. dobbiamo essere comunque ottimisti e fiduciosi. Tornando al tema dei vaccini, per poi lasciarla, il suo rapporto con le regioni. Adesso Federica, no, che guida la conferenza delle regioni, faranno nuovamente, lo sappiamo, oramai purtroppo per noi abbiamo imparato delle linee guida, vi confronterete. Una proposta che sta girando in queste ore arriva dal presidente della regione Veneto, Zaia, che continua a dire al governo: ma il governo provi a prendere dei contatti, oltre che con i canali istituzionali, anche sul mercato, ci sono mediatori, parliamo di vie legali, ministro, ci mancherebbe altro, eh. Però ecco, Zaia sta molto insistendo. Nel governo si è presa in considerazione per poter comunque ampliare l'offerta, anche potersi rivolgere a queste strade che sta indicando Zaia in queste ore? Ma diciamo che il nostro compito principale e quello che ha fatto il presidente Draghi in queste settimane è intensificare l'interlocuzione con l'Europa, con la Commissione europea e pretendere il rispetto dei contratti da parte dei big pharma, delle grandi case farmaceutiche produttrici di vaccino. E quindi noi dobbiamo sapere che questi contratti non sono stati siglati nel migliore dei modi, ma hanno evitato un contrasto e una competizione, credo che sarebbe stata ancora più complicata tra i singoli stati. Ci sono poi vaccini come lo Sputnik rispetto ai quali si è in attesa di un pronunciamento dell'EMA che ancora non arriva perché le pratiche per richiedere quel pronunciamento non sono state ancora completate. Quindi è evidente che si proverà ad allargare ad altri vaccini, ma in questa prima fase occorre il rispetto, innanzitutto pretendere il rispetto dei contratti europei ed è quello che il governo sta cercando di fare e credo che l'autorevolezza del presidente Draghi ci aiuti. È evidente che poi, insomma, se si potrà accedere anche ad un mercato per recuperare altre dosi, si farà, ma non vanificando quello che comunque Certo, l'Unione Europea ci ha garantito, è cioè stata la chiara. possibilità di avere questi vaccini senza che ci sia una guerra fratricida fra i singoli stati.